Andiamo in giro, ragazzi. Da te di oggi che è aperto, che è martedì. Un sacco di coda, ragazzi, un casino qua. Se lo metto qua magari non lo vede nessuno. Cambiato sciarpa, ma fa un freddo, ragazzi. C'è una nebbia, ma una nebbia, ma una nebbia. Teddy ci aspetta. Questa sciarpa però che figa. Tiene un caldo allucinante, la giacca nera, cappello nero, perché è l'unico che ho è questo fino a Natale. Poi a Natale me ne arriva un altro, che l'altro col pompon l'ho perso. Cioè non l'ho perso, si è scucito e quindi non c'è. Quello rosso? Quello rosso col pompon. Ah. Si è scucito e non lo posso più mettere. Ma come perché... l'hai lavato? No, non si è scucito, si è proprio staccato il pompon. Sarebbe da cucire. Beh, il pompon. Sarebbe da cucire con la macchina da cucire, ma non ce l'ho. Il pompon quanto credi che duri? È bello, l'ho pagato 10 euro da Piazza Italia l'anno scorso. Molto bello. Mami, buongiorno, né? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Non parliamo troppo, per favore. No, per si appanna di nuovo. Vedi? Solo al lido non si appannava. Infatti. Però sopra il naso devi mettere la mascherina, non sotto. Se no non serve a niente. Appena si può andare al mercato, ma magari se non si può andare. Adesso sì. Si può andare al mercato? Sì, nei giorni che non sono ferie, che non sono festivi, sì. In fra settimana. Bella sta macchina, tutta tappata, che figa. Mamma, quindi vuoi vedere la macchina del caffè? Ma l'avevamo già vista? Dov'è che l'abbiamo vista l'altra volta? Al mercato, che costava 170 euro quella. Al mercato? Al mercato, big, senza dire i posti. E c'era quella che volevo, che avevo io a casa, la DeLonghi. In mezzo alla strada, ma è tutto aperto adesso. Guarda, guarda quanta gente. Da Euronics, da Teddy, da OBS, la borsa dell'acqua calda. Le scarpe, scarpe, Piazza Italia. Andiamo. Andiamo. Che figo. Suona fino a quella che entra. Ah certo, ma non suona per noi però. Lo so. Non suona per noi. Bella che c'ho io, quella lì? Sì, quella lì. A te piace quella lì? A me piace quella lì, però non grigia, bianca. Bianca. Però ce n'è anche un'altra, ma non c'è qua. È grossa però, sono belle. Queste qui sono bellissime. Ce ne sono un sacco. Però macinano anche il caffè. Quindi ah beh, sì. Quella lì è bella. Guarda che c'è. Mi piace quella lì. Quella lì è bella, sì. We'll be right back.
trema tutto, aiuto. Guarda che figo. Natale, Natale. È Natale. È Natale. Vuoi fare un giro al Bennett, mamma? Vuoi tornare a casa? No? Regali per gli altri, qualcosa di piccolo per me pure. Buon Natale, OVS. C'erano un sacco di cose natalizie bellissime. Ragazzi, buonasera. Una bella quiche, mozzarella e zucchine. Non le ho cotte stavolta, di solito le cuocio prima. Se metto di solito anche la pancetta nelle quiche come nel sugo per la pasta, ma vabbè, stasera va così. C'è anche chi mette l'albume d'uovo, il tuorlo d'uovo qua sopra per spennellare, ma forse più nelle torte dolci che nelle torte salate. Quindi vabbè, mozzarella sotto, olio, un po' di sale. Adesso tagliamo qua questa parte e ci vediamo dopo. Questa è la cena di stasera. Oggi è mercoledì, domani è la vigilia, quindi buon Natale a tutti. Nuovo vlog che caricherò sicuramente dopo Natale. Questa pasta sfoglia qua rettangolare è in offerta al Lidl, ok? Ieri ho visto Harry Potter. Altre zucchine sono avanzate, le faccio andare domani. Per Natale farò lasagne, cotechino, lenticchie o purè di patate e tiramisù fatto in casa, tutto fatto in casa a parte il cotechino e le lenticchie comprate e basta. Buone feste, spero che stiate bene. Ho già fatto auguri in anticipo a tutta la mia famiglia, a tutte le persone tipo Erika, Cica73, Kika, non Cica, scusa, ho sbagliato, mi sbaglio sempre, non lo faccio apposta. Alle, buona cena, buona vigilia per domani. Troppa gente curiosona dei miei affari, non sopporto. Buon 2021. Speriamo che quest'anno sia, il prossimo anno sia migliore di questo 2020. E il virus speriamo che passi, così possiamo toglierci le mascherine e stare di nuovo tutti abbracciati, volerci bene. A presto, buona vita, buona cena. Vi faccio poi il risultato finale, vi faccio una foto. E unirò a questo pezzo altri pezzi di altri giorni, ieri, l'altro ieri, eccetera, se vi interessa. Spero i miei video vi piacciono, vita vera, banale ma vita vera, assolutamente. Sono noiosa, lo so, i vlog li faccio mossi, super monotoni, pieni di parole. I video li faccio per condividere con voi la mia vita. L'albero l'avete già visto, spengo la luce un attimo. Ancora tanti auguri, buone feste a tutti. Buon Natale, a presto. Pacchetti pochi per me, per gli altri tanti, speriamo che apprezzino tutti quelli a cui ho fatto i regali. Vi voglio bene, un abbraccio amichevole a tutti.